Fratelli Tutti è la summa del pensiero economico di Francesco. Nessun papa ha strigliato, ha condannato, ha redarguito così incisivamente l'economia, eppure paradossalmente nessun papa ha coltivato al tempo stesso la scienza economica. Politica e economia non possono crescere, forse nemmeno sopravvivere, l'una senza l'altra, nel rispetto dell'equilibrio dei compiti rispettivi, senza prevaricare l'una sull'altra. Un tema sul quale il Santo Padre insiste moltissimo nell'enciclica. Motivo per cui abbiamo ritenuto di portare anche nell'altro ramo del Parlamento, in un analogo incontro, la riflessione su un documento destinato a rimanere, lo percepiamo sin d'ora come uno dei testi di riferimento. Per l'homo economicus vale una regola: minimizzare le perdite, massimizzare i profitti. Sul modello del processo teorizzato da Adam Smith, che ha preteso di liberare, ecco qui, l'economia e la finanza da ogni riferimento di natura antropologica, di natura filosofica, di natura etica. Il tema che mi è stato affidato e che colloca il tema economico-finanziario all'interno di un nuovo sogno di fraternità e di amicizia sociale, come recita proprio il sottotitolo della enciclica Fratelli Tutti.